Dico Maria, buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figliuoli, nei cuori di Gesù e di Maria. Oggi è martedì 21 luglio, la Chiesa celebra la festa di San Lorenzo da Brindisi, santo frate cappuccino che è vissuto a cavallo tra XVI e XVII secolo e che è stato proclamato dottore della Chiesa. Era un frate cappuccino, appunto francescano, che si distinse soprattutto perché capeggiò la battaglia. Oggi praticamente la falsa chiesa bergogliana, anziché farlo santo, lo avrebbe scomunicato. Capeggiò la battaglia contro i turchi. Era il periodo, quello tra fine del 500 e inizi del 600, prima metà del 600, in cui da est arrivava diciamo, minaccia turca e quindi in qualche modo musulmana, ecco, questo tentativo di conquistare Roma. La figura di San Lorenzo da Brindisi, quindi, da questo punto di vista, nonostante sia poco conosciuto, purtroppo ci sono tanti grandi santi poco noti al popolo di Dio, restano famosi alcuni, altri invece, come quello di oggi, sconosciuti, che invece meriterebbero di essere approfonditi. Lui, San Lorenzo da Brindisi, ebbe tanti meriti, ma quello che lo contraddistingue è proprio questo fatto che capeggiò la battaglia contro i musulmani in Ungheria, una città non molto lontana da Budapest. Le cronache del tempo raccontano che i cristiani erano ormai stanchi di fronteggiare i musulmani e Dio e la Madonna hanno suscitato in quell'epoca lì queste figure straordinarie di sacerdoti secondo il cuore di Dio, impavidi, intrepidi, anelanti al martirio, che poi tra l'altro non muoiono martiri, ma ottengono grandi vittorie. Ottengono grandi vittorie. Io credo che il cattolicesimo odierno dovrebbe recuperare la conoscenza di questi santi, perché secondo me, anche se oggi si parla di un cattolicesimo pacifista, arcobaleno, war friendly e così via, questo cattolicesimo è insipido, è un cattolicesimo invaso dalle ideologie mondane, è un cattolicesimo al bavaglio, un cattolicesimo impaurito, non è certamente quello che nostro Signore Gesù Cristo ha fondato. È chiaro questo, è così evidente. Gesù nel Vangelo è stato una volta per tutte chiaro: voi siete il sale della terra, dice Gesù, voi siete la luce del mondo. E aggiunge a proposito del sale: ma se il sale perde il sapore, a che cosa serve? A null'altro che essere gettato via e calpestato dagli uomini. Ciò che fa, la fine che farà questo cattolicesimo post-conciliare, oggi bergogliano, questo falso cattolicesimo, è quello di essere calpestato dagli uomini. È di ieri la notizia che anche i laici potranno sposare. Ma perché non ci lasciano in pace Bergoglio e tutti questi maledetti eretici? Si fondino la loro chiesa e a noi ci lasciano cattolici. I laici potranno, vabbè, poi sapete come funziona, mettono tutti i puntini sulle i e introducono l'eresia, introducono l'apostasia con quella eleganza canonica, giuridica, ecclesiastica, che li rende ancora più odiosi. Guardate, quando io dico che sono maledetti, che li rendo odiosi questa cosa qui, io non dico nulla che va contro il Vangelo. Paolo dice che il legame c'è tra Cristo e Belial, tra la luce e le tenebre, non ci può essere nessun legame, è un cattolicesimo inutile. Bergoglio, hai fondato una chiesa inutile. Porti avanti questi progetti di riforma, te e quelli che ti stanno attorno, cioè cardinali, vescovi, teologi e potenti massoni, ma per farne che cosa? Una chiesa inutile che il mondo stesso calpesterà. Lo dice Gesù, lo dice nostro Signore, a null'altro serve il sale che diventa insipido che essere gettato via e calpestato dagli uomini. Facciano presto a organizzare questa chiesa che deve essere a tutti i costi protestantizzata, luteranizzata, capito? I laici, sempre con quelle eccezioni che poi la congregazione, credo per la dottrina della fede o per il clero, forse per il clero, ha sviluppato, naturalmente col placet di Bergoglio, possono battezzare, e vabbè, questo già avveniva, nel caso del battesimo sempre
in articulo mortis, cioè un laico può battezzare se il neofita e il catecumeno è in pericolo di morte. Allora un laico battezzato semplicemente asperge d'acqua il capo del catecumeno e lo battezza, ma in pericolo di morte. Ma ritenere il matrimonio qualcosa come un pericolo di morte, capite quali escamotage adoperano e la gente ci casca. E il danno che hanno fatto una volta per tutte, quelli che noi chiamiamo dell'una cum, che sono la vera truppa in campo della apostasia bergogliana, è un danno incalcolabile, perché se fossero venuti con noi e fossimo stati tutti insieme in unione con Papa Benedetto XVI, oggi non andrebbe come invece sta andando. Vi segnalo un'intervista fatta da Aldo Maria Valli, il giornalista Rai, vaticanista Rai, che fa una bella intervista, però non viene mai fuori il problema di fondo, cioè no, è disarticolata l'idea che non sia il Papa, e allora si tengano le riforme, perché se è il Papa, allora bisogna accettare le riforme. Quindi i laici potranno battezzare e potranno sposare. Si capisce che a distanza di 9 mesi dal sinodo sull'Amazzonia, quasi come fosse un parto che giunge a compimento, si partorisce la creatura luterana, la creatura mostruosa, nasce un mostro, il mostro delle riforme neoluterane. Ecco, quindi potranno battezzare. Allora, questo cattolicesimo è chiarissimo che non è il cattolicesimo romano. C'è un flop, meno male che tanta gente lo capisce. Io sono qui a Verona, nei pressi di Verona. Ieri abbiamo fatto un incontro bellissimo, straordinario, meraviglioso. Per me è una grande gioia incontrare la gente, quella gente che non ha visibilità, quella gente di cui nessuno parla, quella gente che non esiste nei media per questo embargo che caratterizza l'opera di Don Minutella, ed è gente numerosa, è gente che crede nella fede cattolica, che non vuole abbandonarla, che è stufa di Bergoglio e di questa falsa chiesa, è gente che vuole e pretende e desidera, ha diritto di avere un cattolicesimo come sempre stato, è gente che cerca, starei per dire disperatamente, pastori cattolici secondo il cuore di Dio. E ieri veramente è stato un momento molto bello. Oggi replicherò, perché qui in Veneto la risposta è sempre, rispetto alle altre regioni, particolarmente forte. E poi domani sarò a Torino, dopodomani a Reggio Emilia, venerdì a Firenze, sabato ad Ancona, domenica a Roma, e andrò anche a Cagliari per concludere, e farò sapere la data esatta e il luogo. E quindi c'è questa gente che cerca, che è stufa, e che noi chiamiamo piccolo resto, noi lo chiamiamo appunto resto cattolico, la resistenza cattolica, che se ne sta tranquillamente in unione con Papa Benedetto XVI, e che guarda stupito questo popolo che io incontro insieme ai due cari Don Enrico, che noi incontriamo, e questo popolo guarda stupito anzitutto a ciò che Bergoglio, falso papa, usurpatore del trono di Pietro, a norma, non per sentito dire, ma a norma del codice di diritto canonico e della Universi Dominici Gregis, e quindi di documenti della Chiesa, lui è usurpatore del trono di Pietro, e questa gente cattolica del piccolo resto, così numerosa, sparsa per l'Italia, guarda con rammarico a tutti quelli che ancora se ne stanno in unione con il nostro Papa Francesco. E allora si tengano le pastoresse che domani celebreranno il matrimonio dei loro figli. Chi è? Verrebbe da dire. Ecco. Verrebbe da dire a questi dell'una com, ti è. Ecco, non faccio il gesto perché sono ministro di Dio. Allora, ti è. Domani avrete quello che i vostri figli meritano per colpa vostra, apostati traditori di Papa Benedetto. Tutti voi dell'una com siete traditori del cattolicesimo romano e siete traditori di Benedetto XVI. Però avrete ciò che meritate, le pastoresse, che non vedono l'ora. Io, cari miei figlioli, non è che vengo dalle fila, purtroppo per me, del mondo lefebriano, del tradizionalismo, quello un po' aristocratico, nobile. Io ho studiato nel seminario arcivescovile di Palermo,
del seminario arcivescovile di Palermo, quindi mi ricordo certe figure di donne che aspettavano già allora, figurarsi ora con Bergoglio, di far carriera. Questo è uno sdoganamento totale, è un'apertura al ruolo delle donne nella Chiesa, al sacerdozio battesimale, questa storia, no, che si porta avanti dal Concilio Vaticano II, il sacerdozio battesimale, il sacerdozio ministeriale, sono concetti luterani. Ma quale sacerdozio battesimale? Il sacerdozio è solo quello ministeriale, va bene? E c'è una differenza non di grado, ma di sostanza, perché l'ordine sacro è un sacramento nei tre gradi, diaconi, presbiteri e vescovi, fondato da Gesù Cristo il sacramento. Lutero lo abolì dicendo che era un'invenzione della Chiesa, ma Bergoglio va più avanti di Lutero. Allora a tutti voi che ancora ve ne state con Bergoglio e spaccate il capello in quattro per capire se dopo 7 anni stanno ancora lì a dire ma può darsi che però Don Minutella, sì sono d'accordo con te, ma e se e può darsi che aspettiamo. Bene, ti è. Domani i vostri figli saranno sposati dalle pastoresse. Domani i vostri nipoti saranno battezzati dalle pastoresse. E questo è quella che ancora alcuni hanno la vergogna di continuare a chiamare Chiesa Cattolica. E non parlo degli una cum soltanto, ma dei loro esimi rappresentanti, giornalisti, monsignori, vescovi e cardinali che fanno finta di nulla perché credono che con Bergoglio andando via termina questa stagione di apostasia. Non ci hanno capito niente. Era ora il momento di agire. Ed ecco allora la festa di San Lorenzo da Brindisi. Francescano, morto nel 1600 e rotti, comunque all'inizio del XVII secolo, e vi stavo raccontando che lui va in battaglia, ecco, c'era il problema dei turchi e vi dicevo queste figure sacerdotali straordinarie e non solo sacerdotali, anche papali. Se non le avessimo avuto oggi io sarei qui a fare il Ramadan, oggi voi sareste ad ascoltarmi tutti circoncisi, i maschi e col burka le donne, altro che dialogo interreligioso, altro che apertura delle frontiere. Qui si tratta di custodire l'identità cristiana che ce la vogliono strappare, noi non lo permetteremo. E sto parlando di San Lorenzo da Brindisi, ma pensate al beato Marco Daviano nella famosa battaglia di Vienna, sempre nel XVII secolo. Pensate anche a Papa Pio V che ingaggiò la battaglia contro sempre i musulmani nella famosissima, celeberrima battaglia di Lepanto del 1571, ma anche il santo di oggi, appunto poco noto, San Lorenzo da Brindisi, pensate, siccome i potenti, i principi cristiani d'Europa non si mettevano d'accordo tra loro perché erano ormai stanchi di questa battaglia contro i musulmani, lui si diede un grande fare e riuscì a nome del Papa a mettere insieme le truppe cristiane e le capeggiava. È un'immagine, è un santo assolutamente straordinario, anche lui, come tutti i santi, San Lorenzo da Brindisi, Padre Pio era devoto di San Lorenzo da Brindisi, perché era cappuccino come lui, ma anche per questo che stiamo dicendo, difese la fede cristiana a cavallo, che immagini fioricari, o anche a piedi, col crocifisso in mano nella famosa battaglia vicino Budapest contro i musulmani. San Lorenzo da Brindisi, tenendo il crocifisso, avanzava per primo. E sapete come finì? Che i cristiani vinsero la battaglia grazie a lui. Incredibile la storia dei santi cristiani, soprattutto questi con un forte accento militante. Hanno fatto di tutto per far dimenticare questo. Oggi si dice che San Francesco è andato dal sultano per dialogare. Ma quale dialogare? Maledetti menzogneri della falsa chiesa che ci stanno regalando agli una cum, stanno regalando agli una cum le pastoresse che celebreranno il matrimonio. Che meraviglia! Tiè! Oggi è la giornata del tiè, del tiè aiuna cum. Avete deciso di starvene con Bergoglio? Bene, domani le vostre figlie, i vostri figli sposati dalle pastoresse bergogliane. È quello che meritate. È quello che meritate. Non c'è altro da dire. Il tiè vi sta bene. E San Lorenzo da Brindisi capeggiava la battaglia contro i musulmani. Sapete che i musulmani, quando persero, fecero un summit per capire chi era questo uomo con un saio che col crocifisso in mano capeggiava, perché provarono a ucciderlo in tutti i modi senza riuscirci.
senza riuscirci perché era protetto dalla Madonna, appunto, ancora una volta, come dicevo, in una bellissima celebrazione ieri a Verona, con cui ho dato inizio a questo itinerario apostolico di fede, missionario, e citavo santo di ieri, San Lorenzo Giustiniani, e dicevo ai fedeli presenti: non c'è un santo che non abbia amato la Madonna. Anche San Lorenzo da Brindisi, che è dottore della Chiesa perché i suoi scritti illuminano, era un uomo di scienza, di cultura, però soprattutto era un uomo di preghiera e di fede, e lui riuscì a fronteggiare i musulmani e a vincerli, e i musulmani si riunirono e definirono San Lorenzo da Brindisi, sapete come? Un mago, sì, così più o meno lo definirono, un mago, perché non riuscirono a spiegarsi come egli fosse riuscito ad arginare l'avanzata islamica. Io credo, miei cari figlioli, che oggi c'è bisogno di queste figure così. E generalmente queste figure, forse potrei anche metterci un rilievo autobiografico, sono interdette dalla Chiesa ufficiale, che vuole il dialogo, che vuole distruggere l'identità cristiana, che vede la dimensione identitaria come un pericolo, che vede l'annuncio del Vangelo tout court come elemento divisivo, ma c'è anche un ostracismo da parte sostanzialmente diciamo così, del sentimento comune della gente. La gente non vuole fondamentalmente sentire parlare di toni forti, perché uno vuole essere lasciato in pace, un Cristo che non disturba più, per cui queste figure di preti militanti, di preti battaglieri, di preti crociati, come vengono definiti o come veniamo definiti, assomiglia ad una etichettatura negativa. In realtà è questo quello di cui c'è bisogno, di pastori che annuncino la verità infischiandosene dei pericoli, dei rischi. San Lorenzo da Brindisi verosimilmente morì avvelenato, così dicono le fonti. Ma in ogni caso, lui, questo grande frate francescano innamorato, devotissimo della Madonna, che teneva sempre, aveva una caratteristica, teneva sempre il crocifisso nelle mani. Ecco, questo era San Lorenzo da Brindisi, e questa è un'immagine che piaceva tantissimo a Padre Pio, che appunto era devoto del santo di oggi, teneva sempre il crocifisso tra le mani. Pensate, in battaglia incoraggiava i soldati cristiani a difendere Roma, a difendere la Chiesa. Questo è sempre stato il pallino dell'Islam, conquistare Roma. Loro chiamavano Roma la mela d'oro, La mela d'oro, la mela d'argento credo fosse Vienna, adesso non mi ricordo bene, ma sicuramente la mela d'oro da mangiare, da conquistare, da mangiare era Roma. Mai ci sono riusciti perché, appunto, abbiamo avuto nella storia della Chiesa, suscitati da Dio, dallo Spirito Santo, queste straordinarie figure. Oggi sono di nuovo a Verona per appunto il secondo incontro. C'è chi ci è venuto addosso, a me, a Don Enrico, perché celebriamo battesimi, prime comunioni e matrimoni in unione con Papa Benedetto. Bene, noi oggi, da queste notizie che filtrano dal Vaticano, che non è più ormai il cuore, la sede del cattolicesimo romano, questo dovrebbe essere evidente anche, non so io, agli asini, anche gli asini, qui vicino c'è una fattoria, gli asini della fattoria qui vicina lo sanno che Roma non è più la sede del cattolicesimo romano. Allora dovrebbe essere chiaro a tutti quelli che ci sono venuti addosso: ah, ma voi celebrate matrimoni senza permesso, voi sposate senza documenti, state facendo un grosso errore. Bene, allora noi continuiamo a farlo perché per noi è importante farlo in unione con Papa Benedetto. Nel frattempo, cari detrattori del piccolo resto, tenetevi le pastoresse che Bergoglio vi regala. Ecco, volevo mostrarvi intanto un'immagine, eccola qui, guardate che bellissima immagine, una di quelle che piaceva tanto a Padre Pio, vedete San Lorenzo da Brindisi,
col saio francescano che fronteggia avendo dietro i soldati cristiani, lui in avanguardia col crocifisso nella mano destra fronteggia i musulmani che non riuscivano a ucciderlo, non riuscivano a ucciderlo e questo li sconvolse moltissimo. Bene, miei cari, ho concluso per stamane, oggi pomeriggio di nuovo intorno alle 18:45. Manderemo in onda la parte finale del raduno di preghiera, nel quale verosimilmente di nuovo ci sarà appunto la preghiera del preziosissimo sangue e poi l'unzione con l'olio che facciamo proprio alla fine dell'incontro. Adesso c'è spazio per le telefonate, potete chiamare al numero, c'è già la chiamata, allora possiamo subito rispondere. Pronto? Buongiorno, sono. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Innanzitutto volevo farle veramente non i complimenti perché non sono complimenti, però che Dio la protegga perché ci sono pochi, e veramente pochi preti ormai che lavorano con il cuore. Sembra che ormai ci siano preti che lo fanno per lavoro. Sì. E ieri ha detto che durante questo lockdown, durante questa situazione, non c'è stato un ravvedimento. Io forse sono uno dei pochi casi, quindi, perché con il lockdown ho sentito proprio l'esigenza Bene. di andare a cercare Dio che avevo un po' perso. Poi volevo farle una domanda, Prego. ma il fatto che non ci siano più tombe a San Pietro, Non ho secondo lei capito, che non ci cosa siano significa? più? Tombe, dicono che questa è l'ultima tomba che ci sia, Ah, ho capito, ho capito. pensate. Sì. Sì, è una buona domanda. È una buona domanda alla quale anche io ho cercato di dare una risposta. Come ti chiami? Mara Mara, Dio ti da Como. benedica. Ecco, sì, è una buona domanda. È vera questa storia qui? È possibile, come Mara in qualche modo lascia intendere, che il fatto che appunto il San Pietro, in Basilica, non ci siano più tombe potrebbe avere un significato relativo anche al momento che viviamo. Non c'è alcun dubbio. Molte cose a riguardo di questa storia del Papa e dei due papi sono richiamate dalle profezie. C'è una convergenza che solo gli idioti, e ce ne sono tanti, e sono quelli che seguono Bergoglio, e sono quelli progressisti, cattolici adulti, di sinistra, liberali, che diciamo irridono le profezie, andando peraltro contro la stessa scrittura che tanto idolatrano, perché Paolo dice non disprezzate la profezia, ma non c'è verso, se le profezie vanno come dicono loro, allora va bene. E le profezie parlano chiaro, il tempo dei due papi, dice Caterina Emmerich, non parlate di Caterina Emmerica ai bergogliani e ai liberali perché questi vi aggrediscono, la odiano la Caterina Emmerich, la odiano perché è stata molto chiara, ha parlato dei due papi e ha detto che poi dopo questo papa lo ha descritto, dicevo ieri nell'omelia, nella prima omelia fatta a Verona, lo ha descritto in maniera perfetta, vedo, dice lei, l'altro papa, cioè Benedetto, che se ne sta in una casa a parte, riceve solo pochi, è anziano e sofferente, è perfetta la descrizione. E poi aggiunge che ci sarebbe stato appunto il papa che veniva dopo, intorno ai 50 anni, venuto da poco sotto Roma, vestito di rosso, dice Caterina Emmerich, e anche di sangue nobile, appartenente a una famiglia nobile. E poi questo richiama il tema del grande prelato della Madonna del Buon Successo, ma c'è anche la profezia del monaco Malachia che appunto dice del Petrus Romanus. Quindi, secondo me, e poi c'è appunto questi dettagli qui ancora di più, confermano per esempio che non ci sono più tombe in Vaticano. Ecco, tutto questo fa capire chiaramente, a mio avviso, che dopo Benedetto XVI arriva il Papa che regnerà a lungo, sarà abbastanza giovane. Sarà abbastanza giovane, dice la Emmerich, intorno ai 50 anni. Immaginate voi, giovanissimo, uno dei più giovani, se non addirittura il più giovane nella storia del pontificato dei successori di Pietro.
quindi intorno ai 50 anni, perché dovrà governare a lungo una chiesa della persecuzione, una chiesa nella stagione dell'anticristo, e quindi sarà un papa non più con gli orpelli, diciamo così, rinascimentali, fino ancora oggi incontrare il papa è pressoché impossibile, sarà invece un papa, un successore di Pietro, che starà con la gente, che starà in mezzo al popolo, non ci sarà più bisogno di domandare chissà quanti 1000 permessi per incontrarlo, te lo troverai in casa di Tizio, nella casa di Sempronia, una volta sarà in Veneto, una volta a Roma, una volta in America, una volta qui, una volta lì, incontrando i cattolici rimasti fedeli anzitutto a Benedetto XVI, e perciò attraverso Benedetto XVI e al suo successore che andrà in giro alla identità pienamente cattolica. Questo è lo scenario che le profezie chiaramente lasciano emergere. Pronto? Pronto? Buongiorno Domino Sella, sono Sì. Lucia da Certaldo, quella gli aveva telefonato ieri l'altro alla Asesi di notte. Sì. Senta, le volevo dire una cosa, innanzitutto la ringrazio tanto perché lei ci ha riaperto gli occhi, io da principio non credevo, mi passava la pacamana, come gli dicevo l'altra volta, aprimi definitivamente, però quello che mi fa pensare anche è che proprio le veggenti, questi veggenti parlano che il Vaticano è diventato un posto d'adulterio, un posto di, non si sa neanche come definirlo, ecco. E quello che mi dispiace ancora di più è che questi sacerdoti, compresi i nostri, che non aprono gli occhi, ma anche fedeli, Eh non già. Eh aprono gli occhi. E questo mi fa sta veramente male. Tra sì. l'altro io, vi dico una cosa, io sono stata per 20 anni un'annunciatrice di Vangelo qui a Cesvato. Io Bene. annunciavo il Vangelo alla casa di riposo, a Certaldo e anche nelle famiglie, Ho qualcuno che capito. c'era ammalato. E Bene. questa cosa a me non posso star zitta, a me mi fa stare male. Certo, certo, Comunque, certo. ci vediamo padre il 24, Lucia da Roma. Volentieri. La Dio ti ringrazio benedica. tanto. La riflessione e l'analisi di Lucia è sofferta ed è quella che è sotto gli occhi di tutti. È così, il Vaticano è divenuto non più il cuore del cattolicesimo, dicevo proprio poc'anzi. E questo però, siccome i nostri nemici sono abili, quando noi diciamo il Vaticano non è più il cuore del cattolicesimo, ecco, allora loro che Lutero lo prestano a servizio di tutte le loro ideologie, in questo caso ci dicono siete luterani. No, perché noi non stiamo dicendo come Lutero che non esiste la Chiesa cattolica, stiamo dicendo che esiste, ma non più in Vaticano. Esiste con Benedetto XVI, che grazie a Dio è ancora lì. Dopo la sua morte, come la Madonna ha detto a Fatima, il cuore, il centro della fede si sposterà, non sarà più a Roma, che diventa ormai lo è la sede dell'anticristo, le pastoresse che celebreranno i matrimoni. Ecco, è ciò che ormai meritano quelli dell'una cum, è giusto che lo meritino. Io dico che questo è quello che Bergoglio regala loro per la loro fedeltà. C'è ancora una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, Domenico Tella, sono Giacomo. Giacomo, Mi sia chiamo. lodato Gesù Cristo. Volevo, sempre se l'ho dato, volevo solo chiedere una cosa, siccome giovedì sono da voi, Sì. ma perché io non posso portare il mio bambino, 9 anni, no? Sì. Sì. Come si può fare per l'olio, insomma, mi Ecco, chiedevano io loro. ieri ho già risolto, ti rispondo per telefono, Dio ti benedica. Io già ieri ho risolto questo annoso problema pastorale, diciamo così. Siccome che non è un olio ad uso e consumo personale dei laici, ecco qui veramente l'identità cattolica che evita quelle confusioni che invece circolano di oli, vabbè, che si possono anche prendere nei santuari, quello sì, ma questo è un olio come sacramentale, quindi io ho detto a quelli che erano presenti ieri, quando verrete davanti all'altare per essere unti sulla fronte, come avete visto ieri nella diretta, potete dire a voce medio-bassa i nomi, dei cari che non sono lì e per i quali avreste voluto che ricevessero, l'unzione. E allora, ripetendo i loro nomi, Gesù lo sa, Gesù lo sa, e così Gesù certamente provvede lui a fare in modo che attraverso di voi l'unzione arrivi anche a loro. Quest'olio sarà poi consegnato però ai due carissimi Don Enrico che si muovono da una parte all'altra, e così anche successivamente i due cari confratelli, avendo a disposizione quest'olio,
potranno adoperarlo abbondantemente nuovamente in giro, in modo tale che chi non ha potuto essere presente adesso a questi appuntamenti per ragioni di contenimento numerico, tutto qui, altrimenti chissà come andava quest'anno il raduno, perché siamo in crescita, come scrivevo e dicevo ieri, anche se nessuno ci considera, non fa niente, ma siamo in crescita, ma diciamo l'emergenza coronavirus ci impedisce di metterci tutti insieme. E allora così i numeri contenuti, ma sparsi per l'Italia, i cari due Don Enrico potranno farlo pervenire a tutti. Pronto? Pronto, sia lodato Gesù Cristo, Sempre donna. sia lodato. Sono Ferdinando, chiamo da Trevignano Romano. Ciao Cara donna, la Ferdinando, come saluto. stai? Sono molto felice perché non so se ha sentito il vescovo della diocesi in cui ricade Trevignano Romano, Monsignor Rossi, ieri ha preso un provvedimento nei confronti di un sacerdote che ha avuto l'ardire di sposare due donne. Nel suo comune, ecco, Sì, quindi sì. Certo, oggi mi rallegro di questa notizia e certo. la saluto calorosamente. Un abbraccio, Dio ti viva benedica. Maria. Avanti con Maria. Avevo saputo anch'io la storia di questa cosa, ma è una cosa talmente ridicola, quella di un prete che va al comune, va a sposare due lesbiche, che io ho deciso neanche di commentarla. Però ecco, la notizia che sia stato sancito dal punto di vista disciplinare, certamente almeno getta una luce su questa vicenda così ridicola e banale del sacerdote. Sacerdote, vabbè, non preoccupatevi se i sacerdoti non vanno bene, abbiate pazienza, arrivano le pastoresse che sposeranno. Pronto? Sì, siamo dato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sì, sono Maurizio da Catania. Prego, Maurizio. Siccome lei ha ricordato il gran prelato, Sì. sì, volevo sapere se lei conosceva quel fatto che Padre Pio, confessando una donna, gli disse che il bambino che aveva abortito sarebbe stato Papa. No, non conosco questa vicenda qui. Dove è Dunque, scritto? Dove? su dei siti riguardanti la famiglia c'è riportato questo episodio che Padre Pio, appunto, confessando una donna che aveva abortito, aveva detto, appunto, che sarebbe stato Papa, gliel'ha fatto vedere in visione, diciamo, in quel Ho momento. E capito. allora io mi domandavo, se il gran prelato fosse stato abortito e noi ancora stiamo lì ad aspettarlo? No, no, questo no. Ti rispondo per telefono, Maurizio. No, non congetturiamo in maniera eccessiva, no. Cioè, se le profezie parlano di un futuro prelato che dovrà salvare la Chiesa, Dio non permetterà che questo accada. Io non conosco questa, diciamo, notizia di un padre Pio che dice a una donna che ha abortito che il figlio sarebbe divenuto papa, quindi la prendo con le pinze, fidandomi naturalmente della tua affermazione, ma bisognosa però di fonte sicura, certa. Ecco, certamente è chiaro, tra milioni di aborti, certamente chissà quante vocazioni sacerdotali, anche chiamate sante, sono state sacrificate, sacrificati a causa appunto dell'aborto stesso. È una responsabilità che grava sui genitori che abortiscono, su chi si fa complice dell'aborto, non c'è alcun dubbio su questo. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria. Eccoci. Sono Stefano e Ave Maria da Lecco. Ecco Stefano. Volevo ringraziarla tantissimo per ieri perché è stata una giornata meravigliosa, veramente. Sì. E poi volevo chiederle veramente scusa perché me le ho detto che faccia il bravo, però purtroppo è una frase che mi diceva sempre mio padre e mia madre, allora mi è rimasta in mente. Certo. Allora poi ci sono rimasto male, volevo chiederle scusa Ma per no, ma no, quello. ma stai tranquillo carissimo, Dio ti benedica, è stato veramente un bel momento ieri.
di preghiera, ecco, niente di eccezionale, preghiera come la Chiesa la insegna, il rosario, abbiamo pregato, la messa, Vetus Ordo, l'adorazione eucaristica con la coroncina del preziosissimo sangue, e poi l'unzione, e poi la consacrazione alla Madonna, tutto qui, momenti di grazia, ma non preoccuparti per quello che hai detto. Poi è giusto anche ogni tanto sentirselo dire di fare il bravo, mia mamma me lo diceva sempre, dunque non c'è nessun problema. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, padre Alessandro. Io mi chiamo Marco e chiamo dal Piemonte. Ma volevo chiedere una cosa, ma tutte queste nove schifezze che vengono da questa falsa chiesa qui, ma perché non nominano più diaconi? Sarebbe stato più semplice, almeno una Certo. parvenza di cristianità, non trova? Certo, bravo, bravo. Come ti chiami? Il diaconato è previsto, sono proprio diventati non sono più la Chiesa Eh Cattolica, beh, io lo sono dico da molto tempo. triste per questo, e adesso ho un bel po' di mesi che seguo il piccolo Resto e lei soprattutto la ringrazio perché ci fa sentire ancora cattolici. Grazie, la Grazie a te, ringrazio Walter. ancora. Dio ti benedica con tutto il cuore. Beh, è da appunto da tempo che io lo dico: non è più la Chiesa cattolica. Io dico non è più la Chiesa cattolica, ma quella di Bergoglio non è affatto la Chiesa cattolica. E te dici giusto, bravo, è un'osservazione che mi era sfuggita. Ma perché le pastoresse che devono sposare? Ci sono i diaconi permanenti al limite, cioè uomini. Anche sposati che accedono al primo grado dell'ordine sacro, il diaconato, e così possono i diaconi, anche laici, i diaconi sposati, a loro volta sposare. Perché andare a pensare ai laici? È chiaro che dietro ci stanno le operazioni di maquillage, di riforma, di revisione dell'identità cattolica. E se ci stanno riuscendo è perché ci sono quelli dell'una cum, hanno un debito agli occhi di Dio personale, non solo di gruppo, individuale, da cardinali, vescovi, teologi, preti, con i vari siti, i vari profili, Facebook, le varie pagine, si alleano tra di loro, si invitano tra di loro, fanno trasmissioni 2, 3, 4. Insieme, naturalmente dietro c'è sempre, statene certi, il tentativo di rubare numeri a Don Minutella. Hanno fatto azioni vergognose, disoneste. In passato hanno fatto una retata telefonica. Persona per persona in tutta Italia a spese proprie per dire guardati da Don Minutella che è scomunicato, eccetera. Ecco che col tempo arrivano le risposte. Si tengano le pastoresse, questi avranno i figli sposati dalle pastoresse. E questo per dirvi che la situazione è molto grave. E così io concludo dicendo questa cosa qui. Ieri mi ha colpito molto la telefonata di Francesco d'Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, che faceva quelle osservazioni. Sono tutte osservazioni naturalmente pertinenti, però a forza di star lì, a non fare il passo decisivo perché è così, eccola, guardate rimanendo lì che cosa ci si ritrova. Alla fin fine bisogna fare paro e sparo, come si dice dalle mie parti, capire con saggezza dove sta la verità e evidentemente abbracciare. Questo momento drammatico perché è proprio la stagione nella quale le riforme vanno avanti sotterraneamente, camuffate di rivestimento, diciamo così, pastorale, e tutto questo accade perché uno, persino anche come Antonio Socci, che aveva detto che Bergoglio non è il Papa è Benedetto, adesso lo chiama il Papa, il Papa, il Papa, in dei pronunciamenti pontifici. C'è più nessuno in Italia che dica che Bergoglio non è il Papa se non questo povero Cristo che vi sta parlando, che le piglia da tutte le parti, ma che ha la gioia di incontrare il gregge santo di Dio in unione con Papa Benedetto. Ed è lì che io trovo forza. Vorrei dire una cosa ultima che mi commuove, ma è vera, è vera, è vera. Non sono io che venendo in giro a Verona, a Torino, a Milano, a Roma e così via, do forza incontrandovi, ma siete voi che mi date forza. Quando io vi vedo, quando vedo queste famiglie, ieri c'erano intere famiglie con tantissimi bambini, uomini, donne, anziani, giovani, persone di vari ceti sociali, da quelli più umili a quelli più rilevanti, e questa gente che si raduna con Don Minutella, attenzione, non per Don Minutella, mai per Don Minutella, il per Don Minutella non esiste, ma con Don Minutella per stare in unione con Papa Benedetto. Io trovo forza.
perché fisicamente faccio molta fatica, sono veramente preso di mira da tutte le parti, io non esisto, vengono solo tutti addosso da tutte le parti, però quando poi io vedo che c'è un popolo cattolico che finalmente, grazie a Dio, ha detto basta con questa falsa chiesa bergogliana. È evidente che non è la chiesa cattolica, c'ha ragione Don Minutella. Rimango con Papa Benedetto. Lo dici te qui, lo dice lei lì, lo dice quell'altro lì. Non saremo chissà quanti, però ci siamo. Siamo migliaia di persone in Italia e non solo. E questo ci dà forza reciprocamente, casomai, per andare avanti. Bene, miei cari, vi aspetto oggi pomeriggio, quelli che vi siete prenotati qui nella zona di Verona per il secondo incontro. Qui se ne sono dovuti fare due incontri, credo sia un'eccezione, nessun'altra parte d'Italia succede. Sono stati necessari due incontri per le richieste imponenti di partecipazione. Poi domani, a Dio piacendo, sarò dalle parti di Torino. Pregate per me e un augurio a tutte le pastoresse che presto sposeranno i figli dell'Unacum. Oggi è la giornata del Tie. Chi è sacro? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.